Allora, partiamo, se no non ce la facciamo neanche in 3 ore. Siete pronti? Io non so se sono pronto, eh. Quindi rushiamo, non si può neanche rushare perché sono solo combattimenti, quindi cercherò di cliccare il mouse il più possibile. Matthew, questo potrebbe essere il mio nuovo gioco preferito. Quando mai ho finito 2 volte un gioco? Dai tempi di Carmageddon 2 che non giocavo così tanto un gioco. Magari si possono skippare i combattimenti, sarebbe incredibile. No, anche quella mezz'ora di gameplay non c'è. Cosa succede? Ok, ti fa rivedere il finale. Flashbackone. That what happening to you is also what's happening to me. Attenzione, twistoni così. You're blinded by grief. How's everyone doing tonight? Nessuno ha risposto. Ma sono sbattuti però per farlo, bravi. The greatest performance of my career. The night I was kidnapped. Sono 2 timeline diverse. Boom! Ci ho preso! Devo cliccare qualcosa? Scusa, quanto ci ha messo a rispondere? Pensavo di dover cliccare io. Però no. Mama. I wanna be taken away. Just please take me away. Please. The Quiet Man answered. Oh, cazzo, ci hanno puntato tantissimo su sta cosa e nessuno lo giocherà mai. È un evento, ragazzi. Ti rapirò? Hai sbloccato la seconda modalità di gioco che include i suoni e i dialoghi. Benvenuti nel 2018. Hai sbloccato la versione con l'audio. Vediamo cosa hanno fatto. Vediamo se riesce almeno la trama a riprendersi un attimo. Il gameplay, a livello di gameplay, non ce la facciamo. Io non so bene come affrontarlo il gioco. Lo devo affrontare confrontandolo con quello che abbiamo visto l'altra volta o lo prendo come gioco a sé con l'audio? Non lo so. Lui è sempre sbagliatissimo per la parte, secondo me. The savages are out tonight. Be careful. Ted Mosby, the window is open. Era da questo combattimento che si mutava, vero? Sì, gli entrava la telecamera nell'orecchio. Nell'occhio, ok. The case. Be smart. No, sentiamo anche i suoi pensieri? Oh no, ah già che c'era questa orribile scena. Mamma mia, che orrore. Da amante di film degli arti marziali, questo è un po' mi fa male al culo. Sono le musiche adesso. Eccoli. L'audio dei pugni è molto basilare, tra l'altro, di quelli stockaudiofree.com. Gemelli Loanos. Gli abbiamo dato un nome anche, ok. Flashbackone, si inizia. Si inizia. Musica triste perché giustamente c'è un cadavere. Yeah, I did it. So 30 for life. What the fuck you looking at, huh? Little bitch. Homie, what the fuck you looking at, huh? Un po' di ombra nei sottotitoli, non l'hanno messo, ovviamente. Cazzo. Credit on your report card, Dane. Si chiama Dane. Yeah. Oh. Oh, oh, oh. They in the mood to rattle cages. Make some big boy noise. Third stringers all the way. È una guerra di territorio? Cosa? Hanno ucciso il corriere sbagliato. Sì, quindi è una guerra di territorio. Look at these shoes, aren't they nice? Come on, man, here my shoes. Look at these shoes. Come on, put it down. Lui è sempre rincoglionito nei flashback anche con l'audio. Gli ha chiesto se c'era nel gruppo dei domenicani anche il capo, cioè Isaac. For what he did. Ok. Fan mail for Lala. Lettere dai fan per la cantante. Continua a non farcela vedere però sta cazzo di lettera. Some of it. Beefed up security. Sì, sì, è una lettera intimidatoria, però fammela leggere. E lui crede che siano i domenicani che mandano la lettera. A road to Chi-Town tonight. Ok. Quindi è un vigilante o lavora per... no, a quanto pare lavora per lui, non è un vigilante. Adesso abbiamo un pelo di più di backstory, sapendo che lui lavora per un'altra gang, il proprietario del locale dove canta la ragazza, è in guerra di territorio con i dominicani. Sa che musica? That is what you understand. Fucking stupid crippled bastard!
Quindi è successo qualcosa, poveraccio. È morta la madre. Ah, è probabile, sì. Però parlava come se fosse successo qualcosa con il padre. Però forse parlava della madre. Ah, giusto che ci sono i metalmeccanici. Notav. Cosa succede? Aia. Ok, questa scena adesso mi incuriosisce. Tonight, we're good. Ok, quindi era organizzato. No change of plans from your BF. He's heading his way over right now. And then he's in the air. Ah, il fidanzato? Ah, giusto, sì, l'avevamo visto che era il fidanzato circa. The night I was kidnapped. Ok, quindi era organizzato. Questo cambia un sacco di cose. Never. La rapisce il poliziotto, è vero. Vediamo perché vuole essere rapita lei più che altro. Il fidanzato è Taye. Dio mio, i poligoni di questa signorina. If I beg you not to go? Mamma mia, che acidume. You're in a mood? God damn it, I hate when you pull that ninja shit. Suck at guarded bodies, Babcock. Oh, boom! Ok, sì, quindi lui fa parte della guardia del corpo. No, noi facciamo parte della guardia del corpo. Don't keep looking. No. Ah, lui parla normale. You won't lie, I'll never win. Un falso invalido. She get a mind to wander off by herself when I'm gone? Menala. Remind her where she belongs. Merda, quindi non è proprio il fidanzato, è il suo, non pappone, però il paparino. Ma lui parla normale, mi turba il fatto che sia sordo ma parli perfettamente normale. No? Si può? Cioè, i sordi riescono anche a parlare, non lo so purtroppo, cioè io ho sempre sentito... Ah, c'è l'intrallazzo, c'è l'intrallazzone. Oh, tu appartieni a un altro. No, no, è che lui parla perfettamente, non che non ce la facciano, ma che parli perfettamente, non l'ho mai visto, poi magari si può, però veramente non ho mai visto una persona parlare così bene da sorda, ecco. Ah, l'ha visto, attenzione. Non mi ricordavo questo sguardo incredibile, guarda lei. Presa benissimo. Che non canti può essere collegato al fatto che lui sia sordo. Ma sta suonando, lui è sordo anche con la musica, non solo con la voce. Il fatto che sia andato lì e... Quindi... In teoria lui è diventato sordo dopo, perché se la madre l'ha chiamato... Mi fa sempre ridere. Allora, qua ci mettiamo un uomo col cappuccio, ma no, l'uomo col cappuccio. Dalle duro! Ah! Cazzo. Isaac says hi, shithead. Ah, vedi, vedi. Mi piace che tirino le sedie addosso ai poveracci. Beh, no, in realtà lei non deve scappare perché deve essere rapita, è giusto. Cioè, abbiamo scoperto che era fatta apposta che venisse rapita. Ah, già che qua c'è la boss fight. Ah, già che qua fa la cazzata. Comunque, per essere il poliziotto, se è il poliziotto, e adesso vediamo se non è successo qualcosa a metà della trama con l'auto. Madonna, che veloce. Ah, già, qua c'è la scena che vale tutto il gioco. Eccola! Ah, giusto che lui sopravvive alla mazzata sul cervello. Mamma! I don't sign, man. What do we do? I'll get her back. Then we go to war. That was my car. Scusa, perché gli ha spaccato il finestrino? Capisco un po' l'odio da collaboratore, ma spaccargli il finestrino della macchina mi sembra esagerato. Perché non sapeva il linguaggio di Jesse. Prova a capire questo, bitch. E gli sfonda. The depths of what you've done. Cosa ha fatto? Now that you've killed your mother. Ma quindi il poliziotto ha accusato lui della... Ok. Come? No, questo è il poliziotto, non è il padre. È il padre? No. Anche perché non gli parlerebbe così, non gli direbbe... Hai capito cosa hai fatto? Hai sparato a tua mamma e adesso? A tua zia cosa gli diciamo? Sembra un po' strano. No. Dio mio! Dio mio! No, se fosse suo padre sarebbe con i dialoghi completamente sballati e le cinematiche completamente sballate. Per quello che dico di no. Vedi che usa la stessa attrice, mannaggia. È successo qualcosa. When have you ever been anything but the villain? Vedremo alla fine, perché spero che mettano a posto queste situazioni, perché credo di sì, alla fine il gioco è basato su quello.
poliziotto si muove veramente bene per essere lì. Puttanazza. Quanto c'è l'horror è diventato. Cazzo, sembra i primi film di Tony Jaa in originale thailandese che aveva i suoni moltiplicati per 10. Cosa succede? Cosa succede? Rialzati, rimbambito. E niente, adesso siamo a metà stanza, va bene. E adesso siamo dall'altra parte, giusto? Credo sia questo il suo superpotere. Sono tre timeline diverse quando si mena con uno. Where is she? Where are they? Rachel! Where is she? Move! I want you to get Isaac! Ma ammette di aver sparato? Allora perché il poliziotto accusa il bambino? Scusami, questa scena è recitata da Cani. Stop. Not you. Stop. Revenge is mine. Quindi lui si vuole vendicare dei Sol 33 perché ha ucciso la madre di Dane. Però lui ha anche accusato. Why are you looking for Lala? So again, let me ask you. Where is she? Where is she? Again. Why do you care? I just want to take care of her. I'll keep her safe. Give me a fucking break. Are you serious? Because every goddamn thing that you have ever touched has always turned to shit. Mama. It always has. And your little quiet man? Yeah. He's not gonna save your ass tonight. No, ma non riesco a capire la scena di lui che accusa il bambino. Ho capito che il bambino, che lui ha portato la mamma nel veicolo sbagliato, ma da qui ad accusarlo dicendo è colpa tua, da un poliziotto tra l'altro, Dio mio. Sembra un po' esagerato. No, l'abbiamo già escluso che non è il padre. Altrimenti avrebbero affrontato tutti i dialoghi in modo diverso. A meno che non sia veramente molto più merda del previsto, sto gioco non è il padre il poliziotto. No, questa è la scena di... No, ragazzi, questa è la scena di Ace Ventura la chiappa animali. Quando muove la... questa è la scena quando apre e chiude la finestra. Allora, qua è successo qualcosa. Qua c'è un balzo temporale, questo l'avevamo notato. Qui c'è lui che si dimentica cosa ha fatto ed è andato a menare tutti e si è risvegliato qui, tra l'altro. It's Dane. The stalker is Dane. Oh, come on, man. Come on. You don't get... Quindi è lui. Però è come se ne fosse dimenticato. Quindi ha una specie di seconda personalità che lotta il crimine. E lui è incazzato perché crede che Lala sia stata rapita da Dane. Corvo è l'alter ego di Dane. No, questo l'abbiamo capito. No, ho capito anche che il poliziotto lo usa per... Però non si incastra bene niente. Cioè, con la trama che stanno dicendo, non è che si incastri benissimo nulla. Vediamo come spiegano questa cosa qua. Isaac! Come fa ad avere lui la maschera adesso? C'è più di una maschera? Jesus' mask is stupid. Cos'è sta musica di Breaking Bad? Scusami. You would have seen everything. Spiegamelo. Your mother, Tay, your father. Well, that's the best part, isn't it? Dear old dad. Guarda che è il poliziotto veramente. Ma vaffanculo. Ok, qua questa è scena importantissima dove lui si taglia con un coccio di vetro, vedi, te lo fanno vedere perfettamente. Poi cadono al piano sotto. E perché lei è qua? Non è che lei si è fatta rapire per farsi salvare da Dane? L'unico problema. Anche 3, 2, 1, vai! I don't know if I'm gonna get a chance to tell you. But this thing. So much bigger than me. E questo l'avevamo capito perché poi ci sono i superpoteri, quindi. There are penalties for treason, soldier. He saved me. Okay, Dane saved me. No! Tay. Move. I planned this. Dane had nothing to do with it, okay? Okay. Take this piece of shit back to the club. Sentiamo che dice il poliziotto. Time she steals everything from you and... No, non parlare per frasi generiche, ti prego. You get a second chance to save the one you love, even if she's... been gone forever. Una seconda occasione, quindi veramente forse l'ha portata in vita. Ah, aspetta. Was alive. Ma come recita male lui, Dio mio, che male al cuore. And today the sun went out.
because of you. I will never forgive you for what you took away from me. Ma è un bambino! Cioè, mi sembra esageratissima questa trama. È un bambino! Cazzo, mi sembra esagerato! He created this quiet man to manifest his feelings. Why does he need an outlet for the pain? He deserves it. Madonna! Perché tutto sto odio verso il bambino? Cazzo! Mi sembra un po' tirata, cioè, che cazzo! Moonrise. E continua a parlargli e lui non sta guardando il labiale. And then there she was, man, like a fucking vision. I mean, shit, it was literally like Lorraine's calling me from the grave. You know, like she's calling for revenge. All I had to do was unlock that monster inside of you. C'è da capire la maschera, esatto. Manca la parte finale, che sono il risveglio dei poteri e del mostro dentro di lui. I've been thinking, Dane. Vediamo un po' sta scena. I love to watch you work, Dane. Remember who taught you that shit? Who taught you how to be a man when your father turned his back on you? È il poliziotto e il padre. Ok, quindi lui sceglie di stare dalla parte del poliziotto. Let the girl go. Beh, il poliziotto ha fatto quello che voleva, in teoria, metterli tutti contro. Ha usato lui come proiettile, l'ha detto in macchina, quindi usa lui per ammazzare Isaac e per ammazzare Ty. You broke my damn window. Ce l'aveva col finestrino. Ma la musica? È Doom, è vero? scusami. Qualcuno ha rubato la telecamera al cameraman. Ok, ci stiamo avvicinando al finale. Dio mio, che scena, neanche a morire riesce quell'attore lì, cazzo. You. Me. Killed both your parents. See, your mother? That was an accident. Why now? Why him? What the fuck is this? Bella domanda. Ma lei dov'è sempre? Perché lei è libera di correre dove vuole? Non la lega nessuno. Santo cielo. Perché lei corre, arriva, salva? Ma scusa, se la devi rapire, ma la vuoi tenere legata, sta poveraccia qui? Safer. He's using this quiet man to process his feelings. His fantasy of how that day could have gone. Jesus, that's a fucked up kid. Ma perché? Ma perché reagisce così tanto male? That's your idea. Papà dell'anno. To save her. Quindi uno che si va come noi a vedere tutti i particolari e cazzo si perde completamente. Tutti muoiono. Lei è impassibile da morire. Guarda che faccia, dai. Non ci ha neanche provato a metterle un'espressione facciale. Cosa succede? Cosa succede qui? Okay, vediamo se ci dicono. Se ci dicono qualcosa in più adesso. Ok, e qua c'è il twist più grande. Ah, no, aspetta, c'è un flashback. Ah, sta parlando della madre. Aspetta, vediamo. Ora come ora, lei non è la madre, lei è un'altra ragazza a cui lui tiene, che assomiglia alla madre, ma è la stessa attrice! I wish you were her. I wish I could save you. Quindi il fatto di salvarla una seconda volta è soltanto metaforico. Sta salvando un'altra persona a cui tiene come fosse la madre. Ok. Si ricomincia. Il trashume di ste scene raggiunge livelli incredibili. Dai che devo andare in bagno, su. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oh, santa savacca. We're free, Dane. You don't have to be the quiet man anymore. Beh, non è che abbiano proprio spiegato perché il padre sia tornato in vita, eh. E soprattutto la maschera ha dei poteri. You che ridere fa lui con la giacca e cravatta e la maschera? I'm going to keep her safe. It's time. I brought back the quiet man, but you have to bury him forever. Ma come?
Perché? I wanted revenge on Isaac and Tay. Didn't you? Come tutta sta fatica per tirar fuori il supereroe in lui adesso? Ma ma perché lui cammina così adesso? Io non capisco. Come fa a sentire e rispondere? Porca puttana, non lo so, perché effettivamente lui c'ha la maschera. Mi piace che stia, mentre lo sto massacrando di pugni in faccia, riesca a parlare. Guarda. Bello questo combattimento. Bravi, che emozioni. It's okay. Cosa è successo? Questa scena non c'era. Questa scena non c'era, vero? C'era questa scena? Non me la ricordo mica. Non c'era, vero? Cioè, si vedevano loro due per terra, ma non hanno fatto vedere il pugno, quindi hanno aggiunto una scena. Ah, era tipo Rocky 3, è vero, è vero. Vabbè, allora, quindi tutte le cose che noi, di cui avremmo voluto avere le risposte, zero. La maschera, i poteri, il padre che torna in vita. Aspetta che forse c'è qualcos'altro. Scusami. Perché c'è un campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale qui? Ah, lui si pente? Si costituisce? Ah no, ok. Lo ha già fatto. Lui esce di prigione, lo va a prendere il padre. We really gonna try for round two? Old man? I'm game if you are. No. No. Sorry. No, ragazzi. No, ragazzi. No. Io non lo accetto. Come se non fosse successo niente. Come se tutta la scena sul tetto, lui che lo menava da piccolo, dopo tutto quello che gli ha detto, tutto quello che gli ha fatto per far risvegliare sto cazzo di supereroe, del combattimento sul tetto, questo finale qua potevano tranquillamente evitarlo. Così hanno completamente rovinato quella merda che c'era prima. Una merda per 3 ore e l'hanno rovinata? La merda che hanno fatto in 20 secondi. Gli avranno dato 2 giorni per il finestrino rotto. Si fa un po' di prigione e come se non fosse successo niente. Dai. Ha fatto la prigione per aver ucciso la madre? Ti immagini se lui è andato in prigione perché ha ucciso la madre? Il padre ha detto, io te l'ho detto che era colpa tua. Segui gli agenti in questura. Papà, io non ho fatto niente quella volta lì. No, 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 tutta la colpa deve ricadere su di te. Ma papà, non ho toccato manco la pistola. No, no, sono cazzi tuoi adesso. La cosa peggiore di tutto è che se lui non fosse stato sordo, non sarebbe cambiato niente. Ragazzi, grazie mille per aver sopportato sta roba. Grazie per aver seguito questo.